Oggetto numero 34, interroga la consigliera Meloni, risponde l'assessore Morroni. Prego, vicepresidente Meloni. Grazie Presidente, questa interrogazione nasce dall'adeguamento, diciamo, della Regione dell'Umbria con delibera regionale numero 360 del 21 aprile 2021, che recepisce le linee guida nazionali per la valutazione di incidenza VINCA, direttive CEI Habitat. La rete Natura 2000 è sostanzialmente il principale strumento della politica dell'Unione Europea per la conservazione delle biodiversità. Ora, la rete Natura 2000, per chi non lo sapesse, si basa sull'individuazione di particolari aree di pregio ambientale ed è costituita da tre importanti categorie di siti. Il primo è il SIC, siti di importanza comunitaria, poi la zona speciale di conservazione, lo ZSC, e infine le zone di protezione speciali, lo ZPS, per l'avifauna. Ora, la sostituzione delle precedenti deliberazioni per l'esenzione della VINCA a partire dal 2021, dal 1 giugno 2021, all'inizio non prevedeva una disciplina per la fase transitoria e questo ha creato un enorme disagio tra i soggetti interessati, in particolare ovviamente i proprietari boschivi, le ditte boschive, gli organi di controllo, i tecnici, i professionisti e tutti coloro che lavorano ovviamente nell'ambito, perché è stato, diciamo, effettuato questo cambiamento quando la stagione era ormai avviata e quindi oggi ci sono sicuramente meno certezze e a sentire gli operatori del settore anche più difficoltà e più lungaggini burocratiche. Ora, la stessa delibera di giunta prevede che la Regione possa comunque svolgere preventivamente degli screening di incidenza sul sito specifici, quindi queste prevalutazioni, soprattutto per alcune tipologie di interventi ed attività, comunque tenendo sempre conto di quelle che sono chiaramente le linee guida ovviamente europei. Ora, con l'approvazione della delibera di giunta del settembre 2021, con cui è stato preadottato un documento tecnico proprio per le prevalutazioni, sembra che ci siano delle numerose discrepanze, soprattutto rispetto alle specie sulla categorizzazione dei siti e delle specie, che risultano essere comunque differenti rispetto a quello che è il regolamento regionale. E questo ovviamente crea non solo delle difficoltà di interpretazioni, ma anche delle ovviamente difficoltà legate soprattutto alla tempistica e alla qualità del lavoro che deve essere fatto. Ora, ci sarebbero numerosi interventi e soprattutto numerosi esempi che si potrebbero fare, considerato soprattutto l'allegato, che però è un allegato molto lungo, quello alla delibera di giunta, ma uno fra tutti come esempi riguarda la sezione relativa ai castagneti da frutto, che ovviamente prevede delle operazioni specifiche che però sembrano, come dire, cozzare in qualche modo con quella che sono le naturali attività che devono essere espletate proprio in considerazione della tipologia di prodotto che si va a trattare. E in particolare, per esempio, ci sono delle attività che sono vincolanti a dopo un certo periodo di tempo, tipo aprile, che invece per questo tipo di attività deve essere fatto in altri periodi. Ora, questo atto sembra complicare quindi ulteriormente l'esercizio delle attività per le aziende che si occupano di selvicoltura e finisce quindi per dilatare ulteriormente e anche notevolmente i tempi di avvio di un'attività che comunque è considerata ordinaria ma anche necessaria alla cura dei boschi, aumentando soprattutto, perché questo è il punto dolente e la nota dolente, le spese che imprese e privati devono sostenere per poter intervenire. Quindi l'aggravio dei costi diventa comunque un problema, ma
c'è anche un ulteriore aggravio dal punto di vista burocratico. Ora, noi sappiamo quanto sia importante l'attività di coloro che si occupano dei boschi e di tutte le attività e l'area della selvicoltura, e la loro cura diventa sicurezza, bellezza e anche sopravvivenza del nostro grande e importante patrimonio. E come sappiamo, per espletare tutte queste attività c'è bisogno di uno studio spesso multidisciplinare, che con questo nuovo, diciamo, allegato, che diventa una sorta di sostituzione, forse, mi chiedo, dell'attuale regolamento, sembra essere più complicato. Quindi questo documento sembra, per quanto ci sia la fase relativa alla prevalutazione, comunque non semplificare, invece nasceva come con l'obiettivo proprio di semplificare, almeno la parte quella relativa alla prevalutazione. E spesso quindi la paura, diciamo, degli addetti ai lavori è quella di essere esposti a sanzioni ed anche a procedimenti penali. Quindi a queste difficoltà poi si aggiunge anche la mancata previsione di un periodo transitorio, che sarebbe stato importante anche per l'adeguamento alle regole, considerando che dal 1 giugno, nel pieno dell'attività, è comunque sempre complicato. Questo è un po' in generale il discorso, riguarda un po' tutte le attività. E nello stesso tempo dobbiamo sempre avere l'obiettivo che la selvicoltura va valorizzata nel suo insieme e sicuramente non ostacolata o complicata. Quindi, in merito a tutta questa nuova situazione, che sicuramente è un po' anche complicata nella sua, diciamo, ritraduzione in questo momento, perché è partita magari da pochi mesi, quello che vorremmo capire è come la Giunta intende, diciamo, recepire quelle che sono le osservazioni che arrivano dal settore, se intende farlo e quindi se anche intende adottare dei correttivi, soprattutto per tutelare questo settore e anche semplificare però le pratiche relative. Grazie. Prego, Assessore Morroni. Grazie Presidente. Consigliera Meloni, la direttiva comunitaria Habitat del 92 è finalizzata a garantire la tutela della biodiversità dell'Unione Europea mediante l'istituzione della rete ecologica Natura 2000 costituita dalle zone speciali di conservazione designate dai paesi dell'Unione Europea ai sensi della citata direttiva e dalle zone di protezione speciale classificate ai sensi della direttiva del 2009, la direttiva Uccelli, zone al cui interno gli Stati membri sono tenuti a conservare gli habitat naturali e la flora e la fauna selvatiche. L'articolo 6 della predetta direttiva Habitat prevede che qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione di un sito Natura 2000 deve essere assoggettato alla procedura di valutazione di incidenza. I successivi documenti e note ufficiali della Commissione europea hanno chiarito che il riferimento ai piani e progetti della direttiva va inteso riferito a qualsiasi piano, progetto, intervento e attività. In sintesi, e con riferimento al settore forestale, qualsiasi intervento selvicolturale deve essere obbligatoriamente sottoposto alla valutazione di incidenza. Al fine di semplificare l'attività selvicolturale, con la delibera di giunta del 25 ottobre del 2005, la 1803, furono introdotte una serie di misure volte ad individuare alcune categorie di intervento esonerate dalla valutazione di incidenza. A causa della non corretta applicazione di alcune disposizioni della suddetta direttiva, la Commissione europea ha aperto nei confronti dello Stato italiano l'EU-Pilot 6730, attuazione in Italia della direttiva 92 del Consiglio del 21 maggio 92. In particolare, fra i rilievi evidenziati dalla Commissione, veniva segnalata la non corretta applicazione della direttiva in merito all'obbligo di sottoporre a valutazione di incidenza tutti gli interventi, obbligo che veniva escluso attraverso l'emanazione di atti volti all'esonero per categorie di intervento. Al fine di scongiurare l'avvio della procedura di infrazione conseguente all'apertura del suddetto caso EU-Pilot, l'allora Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha avviato un'intensa attività di confronto, da un lato con la Commissione europea e dall'altro con le regioni, che ha portato all'emanazione delle linee guida nazionali per la valutazione di incidenza. Infatti il testo delle linee guida ha avuto l'assenso della Commissione europea
ed è stato adottato attraverso l'intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome e il repertorio numero 195 del novembre 2019. In sintesi, e per quanto di interesse e fini del chiarimento chiesto dalla consigliera, le linee guida nazionali stabiliscono da un lato la necessità di sottoporre a screening di incidenza o a valutazione appropriata qualsiasi piano, progetto, intervento ed attività, aprendo, ed è questa la novità, la possibilità di predisporre dei documenti di prevalutazione che analizzino specificatamente per singolo sito della rete Natura 2000 e per singolo habitat la compatibilità di specifici interventi. Tutto ciò nel rispetto del principio di precauzione previsto dall'articolo 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, in base al quale un intervento può essere realizzato solo a condizione che si abbia certezza che lo stesso sia privo di effetti pregiudizievoli per l'integrità del sito interessato. Ciò avviene quando non sussista alcun dubbio ragionevole da un punto di vista scientifico quanto all'assenza di tali effetti. Le linee guida nazionali per la valutazione di incidenza sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale il 28 dicembre del 2019. Sono state recepite dalla Regione Umbria con la delibera di giunta regionale dell'aprile 2021, la 360, pubblicata poi sul muro il 5 maggio del 21 ed entrata in vigore il 1 giugno del 2021. L'intervallo di tempo che è trascorso, quasi un anno e mezzo, tra la pubblicazione dell'atto di indirizzo nazionale che stabilisce l'obbligo della valutazione di incidenza per qualsiasi intervento e l'atto di recepimento regionale, di quasi un anno e mezzo dopo, è indubbiamente un tempo di transizione che riteniamo congruo per l'applicazione della nuova procedura di VIncA. Qualsiasi disciplina transitoria non in linea con quanto previsto dalle linee guida nazionali non sarebbe stata una corretta applicazione del diritto nazionale e comunitario. Infatti, come già evidenziato, sono state proprio le procedure di esenzione dalla valutazione di incidenza ambientale applicata a livello regionale la causa dell'apertura del percorso EU-Pilot, a cui ho fatto cenno in precedenza. All'interno di questo quadro, sia normativo che procedurale, le prevalutazioni regionali, di cui quella relativa agli interventi in ambito forestale ne rappresenta un esempio, sono a tutti gli effetti delle semplificazioni rispetto alla procedura ordinaria che prevede lo screening di incidenze e la valutazione appropriata. La predisposizione delle procedure di prevalutazione sono per l'amministrazione regionale onerose sia in termini economici che di risorse umane. Peraltro non c'è nessun obbligo per l'amministrazione regionale di predisporre documenti di prevalutazione e quanto operato è ad esclusivo vantaggio dei cittadini e degli operatori del settore. La documentazione allegata alla delibera della Giunta numero 827 dell'8 settembre 2021, preadottata prima dell'avvio della stagione silvana 2021-22, è partita dal contenuto della già richiamata delibera del 2005, ampiamente conosciuta dagli operatori del settore, aggiornando ed approfondendo i possibili impatti degli interventi sugli habitat e sulle specie vegetali ed animali oggetto di tutela, con il supporto di specialisti per gli aspetti floro-vegetazionali e faunistici. La procedura prevista dalle linee guida nazionali prevede obbligatoriamente una fase di partecipazione del pubblico. A questo proposito si fa presente che a seguito della fase di partecipazione relativa alla delibera dell'8 settembre, fase di partecipazione recentemente conclusasi con la deliberazione della Giunta regionale in corso di adozione e preannuncio che sarà domani all'attenzione dell'esecutivo la delibera, si è provveduto ad accogliere, previo approfondimento tecnico-scientifico, gran parte delle modifiche e dei suggerimenti richiesti e coerenti con i principi di conservazione dei siti di Natura 2000. Forse, magari, se mi permette la consigliera, l'interrogazione è un po' intempestiva, proprio perché siamo nella fase di chiusura di questo iter. Comunque, senza citare quali sono stati magari i passaggi recepiti, no, in base alle osservazioni derivanti dalla fase di partecipazione, mi preme evidenziare quanto segue. È necessario ribadire che in assenza del documento di prevalutazione, qualsiasi intervento dovrebbe essere sottoposto a screening di incidenza o la valutazione appropriata.
Solo a seguito dell'adozione di tale documento sarà possibile per numerosi interventi ed attività procedere in forma semplificata, come già ampiamente comunicato a tutti gli interlocutori. Il documento ovviamente è aperto a successivi approfondimenti ed integrazioni, fermo restando per gli operatori singoli associati la possibilità di presentare screening di incidenza o valutazioni appropriate per affrontare situazioni specifiche che in un documento di portata regionale naturalmente difficilmente possono essere affrontate. Infine si ricorda che le valutazioni approvate hanno una validità quinquennale. Grazie. Grazie Vicepresidente Morroni. Vicepresidente Meloni. Grazie Presidente. Intanto grazie Assessore per la risposta esaustiva e anche molto dettagliata. E intanto ok, nel senso che a questo punto prendiamo atto anche delle osservazioni che sono state già prese. Sicuramente a volte le interrogazioni arrivano o in sovrapposizione, può darsi anche tardivamente, ma anche per la questione, diciamo, del regolamento interno regionale che ci costringe, tra virgolette, nel rispetto ovviamente appunto del regolamento stesso, a presentare le interrogazioni di volta in volta seguendo delle tempistiche. Ora, quello che io vorrei semplicemente sottolineare nella risposta è che comprendo e comprendiamo ovviamente quelli che sono i principi delle linee guida nazionali ed europee, a cui ovviamente poi bisogna rifarsi sia a livello regionale che quindi a livello proprio di privato e di operatore. A me piace pensare, partirei sempre dal principio, questo ovviamente non riguarda solo la regione, ma che tutti gli operatori dei vari settori e in particolare anche gli operatori di settori dell'agricoltura, della selvicoltura, che svolgono anche un lavoro molto faticoso, molto duro e spesso che si tramandano di generazione in generazione, cioè, il primo aspetto che riguarda loro è anche quello della salvaguardia del territorio, quindi la cura del territorio, la salvaguardia della sopravvivenza anche delle nostre eccellenze e di quello che è il nostro patrimonio anche paesaggistico e quindi anche del boschivo. E quindi immagino che siano i primi loro a voler fare le cose in un certo modo, cercando di salvaguardare l'ambiente e però anche svolgere il loro lavoro nel migliore dei modi. Quindi quello che, diciamo, stavamo rilevando era proprio la discrepanza che era nata tra quello che era l'intervento e l'allegato, e quindi la documentazione allegata alla delibera di giunta, con quello che era, che è il regolamento regionale, e queste discrepanze sostanzialmente mandavano un po' in confusione gli operatori del settore e rendevano le prevalutazioni poco chiare e difficilmente applicabili. Poi è chiaro che quello che lei dice, che c'è stato questo periodo, diciamo, di transizione, chiamiamolo così, che intercorre tra le linee guida nazionali europee e la presa d'atto della regione Umbria, che è chiaro che sono, diciamo, è passato un bel periodo, perché più di un anno, soltanto che immagino anche che gli operatori, che comunque spesso sono anche piccoli privati, anche a conduzione familiare, senza la normativa regionale fanno un po' fatica magari a, come dire, fare proprie quelle regole che in quel momento vedono sicuramente più lontane rispetto al proprio territorio. Quindi questo è un po' anche il mondo di chi, in maniera spesso anche familiare, quindi di una conduzione di società e di aziende piccole, magari anche a causa della poca presenza di tecnici, di strumentazioni che possono approfondire, magari hanno difficoltà a recepire. Quindi quando arriva la delibera regionale la diciamo, recepiscono come una novità, e novità magari in questo caso non era. Quindi io spero che adesso quelle che sono le osservazioni che avete recepito siano in, come dire, sintonia, anche soprattutto perché non ci sia un aggravio di spese, un aggravio di costi, e che renda un pochino più agevole e anche semplice quello che è il lavoro comunque di chi già svolge un'attività comunque a servizio della collettività, perché non dimentichiamo che sono operatori che anche durante la pandemia hanno sempre lavorato a supporto dei cittadini. Grazie.
Oggetto, c'è il consigliere De Luca? Sì, eccolo, scusi. Oggetto numero 35, interroga il consigliere De Luca, risponde l'assessore Fioroni, promozione di un progetto per sostenere Gubbio come polo nazionale dell'idrogeno per la produzione del cemento. Prego, consigliere De Luca. Grazie, Presidente. A pagina 133 del Piano Nazionale per la Ripresa e per la Resilienza, Next Generation Italy, viene dedicata un punto specifico per quanto riguarda la programmazione nell'ambito degli investimenti sulle tecnologie legate all'idrogeno al settore dell'industria pesante, il cosiddetto Hard to Abate. All'interno di un quadro che a livello europeo, piaccia o non piaccia, diciamo, mi rendo conto che ancora oggi ci sono delle sacche di negazionismo climatico che continuano a sopravvivere anche all'interno dell'arco costituzionale, ma piaccia o non piaccia, l'Unione Europea ha preso una direzione chiara, inequivocabile, che fissa al 2030 la riduzione del 55% delle emissioni di gas climalteranti e al 2050 l'obiettivo emissioni zero. Questo che significa? Significa che se noi vogliamo dare una prospettiva futura a quelli che sono settori vitali e insostituibili, perché ancora ad oggi, per quanto mi riguarda, non so poi se voi avete delle notizie differenti, ma per costruire ponti, per costruire opere pubbliche, per l'acciaio e il cemento continuano, diciamo, ad essere necessari. Partendo da questo presupposto, è chiaro che quello che è un percorso ineludibile deve necessariamente essere collegato a quella che è l'attività di ricerca, di innovazione e di investimenti, non solo, ecco, qui c'è una differenza, io penso anche, l'anticipo un po' l'assessore Fioroni, anche culturale sotto questo punto di vista, cioè io credo che tutto questo non possa essere in alcun modo demandato esclusivamente al privato, diciamo, questo tipo di iniziative richiedono l'intervento del pubblico e richiedono un intervento massiccio del pubblico all'interno dell'economia. È chiaro che c'è la necessità inevitabile di riuscire a dare una prospettiva diversa. Quindi il PNRR che ci avete sottoposto, quindi quella bozza di documento a livello regionale, non considera in alcun modo il settore dell'Hard to Abate, ma va a ragionare esclusivamente sul sito di Gualdo Cattaneo come polo della produzione dell'idrogeno. Qui ci leghiamo anche a un tema infrastrutturale, tema dei cosiddetti idrogenodotti. È chiaro che noi in questo momento e dei collegamenti fra i vari siti di produzione dell'energia, penso anche al tema del polo idroelettrico di Terni, quindi il collegamento fra idroelettrico, l'utilizzo di idrogeno, in questo caso anche nella forma grigia per la riduzione delle emissioni. È chiaro che stiamo aprendo un mondo enorme. Quello che è chiaro è che pensare di risolvere questo tipo di sfida solo ed esclusivamente proponendo come soluzione il combustibile solido secondario all'interno dei cementifici, quindi cambiando esclusivamente il combustibile, andando a ridurre i costi solo ed esclusivamente sulla tipologia di combustibile, non andare invece a ragionare su quello che è il tema delle quote di CO2 e ragionare in maniera più complessiva sui processi, è una strategia non di corto respiro, ma di cortissimo respiro. E quindi, se io, assessore, avessi avuto l'opportunità di poter incidere all'interno di quel documento, avrei ragionato sicuramente su un fatto.
È necessario investire in termini di ricerca, di innovazione, di risorse, di infrastrutture su due siti, come quello di Terni e quello di Gubbio, per andare a trovare delle soluzioni su questo tema, lasciando invece a quella che è la parte della mobilità, la parte delle altre applicazioni, invece a quella che è la ricerca e l'innovazione sul tema dell'idrogeno verde e quindi sul collegamento fra fotovoltaico e quindi l'utilizzo dell'elettrolisi per la produzione di idrogeno. E quindi con questa interrogazione si interroga la Presidente, ovviamente la Giunta regionale, per sapere se intenda promuovere congiuntamente quindi al Sindaco, alle cimenterie del territorio, agli enti di ricerca, all'università, alle associazioni, ai comitati locali, un progetto per sostenere Gubbio come polo nazionale dell'idrogeno per la produzione del cemento, cogliendo e integrando tutte le opportunità e le risorse messe a disposizione dal PNRR nazionale, considerando quella specifica voce che è, ripeto, a pagina 133, e quindi ovviamente dagli ulteriori piani europei sulla transizione ecologica e il Green New Deal, costituendo quindi un grande hub internazionale per la sperimentazione, la ricerca, il trasporto, la produzione, lo sviluppo tecnologico, il sostegno e le filiere di transizione verso l'utilizzo e l'applicazione dell'idrogeno all'interno dei processi dell'industria pesante. Assessore Fioroni. Allora, bisogna fare una premessa che è fondamentale sul tema dell'idrogeno. L'idrogeno non è una fonte di energia, ma è un vettore energetico. Quindi, a differenza dalle fonti fossili, bisogna produrlo. Per produrlo, come ci ricorda oggi Eni, fra altre cose, nel mondo l'idrogeno ad oggi è prodotto al 98% da fonti fossili. L'obiettivo di decarbonizzazione a cui lei faceva riferimento e come ben individuato dal Ministro Cingolani ci dice che sia necessario entro il 2030 installare almeno 78 gigawatt di infrastrutture per la produzione di energia verde. Ad oggi abbiamo una capacità di installazione di 0,8 e da quest'anno il Ministro dice che dovremmo avere una capacità di installazione infrastrutturale di 8 gigawatt. Questo che cosa ci dice? Ci dice che per affrontare la sfida della decarbonizzazione in settori hard to abate, come diceva lei, per i quali è più difficile abbattere il livello delle emissioni, gli investimenti infrastrutturali che saranno richiesti per poter far sì che questi settori possano di fatto ridurre le emissioni sono degli investimenti consistenti, ma occorre costruire una strategia di passaggio verso un nuovo modello di produzione energetica, che significa la necessità comunque di poter sostituire combustibili fossili con combustibili a ridotto impatto carbonico. Questo vuol dire che il CSS non è certo la soluzione, ma è un strumento di passaggio per guadagnare tempo, perché si pone un problema che non possiamo ignorare, che è quello di non rischiare di mettere a repentaglio l'esistenza di un'industria che, come le dice, è centrale per il sistema nazionale. Quindi, in realtà, quando noi parliamo di decarbonizzazione del settore, noi dobbiamo vedere sì una logica futura a tutte le nuove tecnologie con i tempi tecnici che ci vogliono per arrivare a produrre idrogeno, ma non è banale che noi dobbiamo vedere un mix di misure che parte dalla sostituzione delle materie prime in ingresso, da possibili schemi di cattura della CO2 emessa dagli impianti produttivi, dall'idrogeno verde che però viene prodotto da risorse rinnovabili, abbiamo detto, con tutte le criticità che ci sono, e quindi da un mix ben più corposo che viene ben individuato anche in uno studio prodotto da BCG che richiede successivi passaggi di trasformazione di impianti produttivi, di ingenti investimenti
che fanno sì che va benissimo questa, la transazione ecologica ambientale, l'obiettivo a cui tendere, gli obiettivi temporali sono chiari, ma se noi non facciamo in modo che il settore del cemento possa utilizzare tutti quegli elementi che sono necessari per avere, per guadagnare tempo, per far sì che quelle infrastrutturazioni possano essere costruite, va da sé che noi mettiamo non solo a repentaglio l'industria, ma creiamo fra altre cose anche condizioni di sperequazione competitiva che rischiano di penalizzare alcune situazioni produttive rispetto ad altre anche all'interno dello stesso paese. Quindi ben venga qualsiasi progetto, perché sappiamo bene che la strategia del governo prevede la costituzione di Hydrogen Valley e come regione siamo tendenzialmente aperti a prevedere più poli intercettando la strategia del governo, ma non possiamo prescindere per la tutela di questo settore dall'utilizzo di soluzioni e di un mix, fra cui anche evidentemente il CSS, che consentono di guadagnare tempo affinché quegli investimenti infrastrutturali in nuove risorse rinnovabili. Sì, però io non capisco, quando sforano tutti, quando parlo io mi ricama sempre. E adesso va bene, questa è la sintesi. Consigliere De Luca. Assessore, ha mischiato un sacco di roba. Il problema è che la logica con cui state portando avanti questo progetto è la medesima con cui portate avanti il tema della chiusura del ciclo dei rifiuti. La medesima, sono due strade parallele ma con la stessa identica logica. Pensate di risolvere il problema a livello strutturale andando ad allungare, investendo decine di milioni di euro per allungare il tema, la vita delle discariche di 5 anni, mentre bisognerebbe investire decine di milioni di euro ormai da anni, non è ovviamente una questione di oggi, ma sulle soluzioni strutturali e quindi su fabbriche dei materiali e recupero di, massimo recupero di materia. Stessa identica questione, non mettiamo il tema dell'idrogeno grigio, l'idrogeno verde, è chiaro e dimostrato che per la produzione ovviamente di una tonnellata di acciaio o di una tonnellata di faccio l'esempio dell'acciaio, una tonnellata di acciaio prodotto con l'altoforno è 2 kg di CO2, la produzione con forno elettrico è 500 grammi di CO2, con l'idrogeno è 100 grammi di CO2, con idrogeno grigio. Quindi è chiaro che comunque ad ogni modo abbiamo una riduzione della produzione di CO2. Sul tema, e concludo, io voglio un protagonismo da parte della Regione su questo aspetto. Dovete essere voi a farvi promotori di questo tipo di iniziative, andare sul tavolo del governo e dirgli: serve, dove la trovate un'altra città come Gubbio dove poter portare avanti questa sperimentazione, dove poter portare avanti questo tipo di iniziativa, dove ci sono due cementifici? Non ci sono, non c'è. Stessa identica cosa su Terni, c'è stata la cessione in questo momento da ERG a Enel del polo idroelettrico di Terni, uno dei poli idroelettrici più grandi d'Italia. Collegare la produzione di energia idroelettrica alla produzione di idrogeno, in particolar modo nel ragionamento oltretutto anche dell'industria pesante, quello sarebbe ragionare realmente su una prospettiva del futuro. Ma qui serve che lei, assessore, e la Presidente, andate direttamente sui tavoli e portate e proponete questo tipo di iniziative. Ultima question time, risponde sempre l'assessore Fioroni, interroga il consigliere Fora, situazione di Industria Umbria S.p.A. di Città di Castello, delocalizzazione attività produttiva. Prego, consigliere Fora. Grazie, buongiorno alla Giunta, buongiorno assessore Fioroni, oggi l'abbiamo sottoposta agli straordinari. Se le rimane del tempo per la mia risposta che non utilizza, lo può utilizzare per completare quella del consigliere De Luca. Anche perché presumo che nella mia risposta potrebbe essere abbastanza veloce. L'interrogazione ha come oggetto la situazione di Industria Umbria S.p.A., ex Fissadorelli di Città di Castello. Come sappiamo,
Il 31 dicembre l'azienda ha deciso di chiudere lo stabilimento di Città di Castello. Questo stabilimento coinvolge oltre 50 famiglie di quel territorio che sono dipendenti con alle spalle un'anzianità media di servizio di oltre 20 anni e che per salvaguardare il posto di lavoro dovrebbero spostarsi nello stabilimento di Fossato di Vico, a oltre 100 km circa dalla propria abitazione. È stato ovviamente avviato uno stato di agitazione che è stato sospeso in attesa di un confronto sindacale. Sappiamo, o meglio non sappiamo, e quindi chiediamo anche conto di un eventuale incontro che ci risultava dover essere avvenuto il 3 novembre a fronte di un tavolo di crisi convocato da lei o da qualche suo dirigente, che avrebbe affrontato il tema della ricollocazione di tutte le maestranze. Noi crediamo che ovviamente l'impegno della Regione debba, pur non potendo incidere nelle dinamiche aziendali, ma debba prestarsi affinché si possa difendere quel grande patrimonio professionale storico di quel territorio, anche in generale per il rilancio complessivo del settore grafico e cartotecnico, che è una delle vocazioni principali dell'area, di quell'area territoriale. Per questi motivi chiediamo, ecco, l'aggiornamento rispetto a questa situazione, a quali azioni sono state messe in campo dalla Regione, che oltre alla convocazione dei tavoli di confronto ecco, si conosca lo stato di avanzamento della gestione della trattativa, perché evidenzia un fatto che coinvolge questa crisi aziendale, ma che in generale ne può coinvolgere anche altre, cioè che nella misura in cui mettiamo in campo giusti incentivi legati ai benefici per le aree di crisi, di fatto attiviamo e siamo responsabili di processi di delocalizzazione produttiva che nello stesso momento però sostanzialmente producono saldo zero per lo sviluppo occupazionale e un aggravio e un disagio per i lavoratori, per cui l'utilizzo degli incentivi per la valorizzazione di aree di crisi in alcuni casi si può trasformare anche in un boomerang e in uno strumento da governare affinché non produca semplicemente uno spostamento di produzione a saldo zero e soprattutto con aggravi a favore dei lavoratori. Ecco, per questi motivi chiediamo l'aggiornamento rispetto alla situazione. Grazie. Assessore Fioroni. Sì, spero di essere sintetico. Come giustamente affermava il consigliere Fuora, l'assessorato lo scorso 3 novembre ha convocato un incontro con le organizzazioni sindacali nell'occasione del quale i lavoratori hanno espresso la preoccupazione per quello che è un trasferimento che per certi aspetti sicuramente presenta degli elementi di disagio. L'anomalia però di questo tavolo deriva dal fatto che non stiamo parlando di un tavolo di crisi, stiamo parlando di scelte di un'impresa motivate dalla proprietà, perché lo stabilimento in cui si trovava era uno stabilimento in affitto, l'azienda era nata dalla fusione fra due aziende, una di Sigillo e l'altra di Castello, quindi il tema era investire in un'unica struttura produttiva che è stata individuata fra le altre cose in una area di crisi, quindi ben capisce che a livello regionale stiamo parlando comunque di un soggetto che comunque fa nuovi investimenti. Su questo io inviterei anche a cercare di fare in modo, ma un po' nel suo intervento è scritto in maniera sottile, di evitare di attivare su temi come questi una guerra tra territori, tenendo però conto che, e su questo l'incontro è stato molto, molto credo utile con l'associazione sindacali, che al di là di chi ha già deciso di non accettare il trasferimento, quindi al di là di una serie di professionalità che, come dice lei, molto elevati, trovano in questo momento soddisfazione probabilmente anche in una domanda territoriale, la Regione ha messo a disposizione tutti gli strumenti che noi abbiamo in campo per tutti coloro che intendessero non aderire al trasferimento verso altre imprese, tenendo conto che beneficerebbero, fra altre cose, di NASPI per un massimo di 2 anni
come disposto dalla circolare IMS del 26 gennaio del 2018. Non solo, lo strumento Rework, che ci tengo a sottolineare, la Regione ha lanciato anticipando il goal nazionale, siamo diventati fortunatamente sul tema delle politiche del lavoro una best practice regionale, nazionale, frutto anche della riforma dell'Agenzia regionale del lavoro, è uno strumento che si presenta ideale per cercare di sostenere azioni di incremento dell'occupabilità dei lavoratori e delle lavoratrici che non intendano accettare il trasferimento che ha proposto l'azienda e quindi possano trovare, riteniamo, in maniera piuttosto agevole, grazie agli strumenti regionali, una ricollocazione nel territorio. Ci auguriamo inoltre che questa operazione di investimento non sia, come dice lei, a saldo zero, ma possa avere comunque un saldo attivo, o comunque si tratta comunque di nuovi investimenti che sul territorio vengono fatti. Comunque l'incontro si è concluso con l'impegno di tutte le parti per confrontarsi con l'azienda, cosa che abbiamo anche fatto relativamente alla possibilità di sostenere i lavoratori in tutti i percorsi di scelta, anche con un piano sociale che abbia una solidità adeguata. Ripeto, consideriamo però questo tavolo non come un tavolo di crisi, perché sarebbe totalmente inappropriato, ma come vertenza interna dell'azienda a cui la Regione comunque vuole cercare di dare un aiuto per favorire i lavoratori, soprattutto quella parte di occupazione femminile che ha un maggiore disagio in uno spostamento che oggettivamente non è particolarmente agevole. Prego. Ringrazio l'assessore Fioroni per la risposta esaustiva e ovviamente legittima, legata alle competenze che in questo momento può esprimere l'istituzione regionale. Nella mia interrogazione continuo a evidenziare un dato che è politico, oltre tutte le valutazioni di carattere politiche e tecniche che sono state confermate oggi dall'assessore e che ovviamente recepisco anche nella direzione della salvaguardia sociale delle eventuali fuoriuscite lavorative che ci saranno con il supporto degli strumenti legati alle politiche attive del lavoro. Il tema rimane e quindi vi chiedo alla Giunta, alla Presidente, la capacità e la consapevolezza di dover governare processi politici in funzione del non utilizzare e direzionare risorse pubbliche per risollevare aree di crisi che nello stesso tempo però siano da attrattori per desertificare o impoverire altre aree territoriali. Questo credo che sia un tema politico su cui fare una riflessione, perché se poi è vero che le persone in qualche forma le tuteliamo, io credo che sottrarre da un territorio una ricchezza di capitale umano, di produzione economica e altro non lo risolva ovviamente la NASPI, ma dobbiamo provare a rendere omogenei gli sviluppi del nostro territorio indipendentemente dalla qualità e dal vincolo che le risorse pubbliche hanno in funzione della direzione. Ecco, quindi chiedo che nel complesso degli strumenti economici che possiamo mettere in campo, oltre che ovviamente privilegiare le aree di crisi, si possa equilibrare anche un utile investimento in altri territori affinché le aziende siano attratte a rimanere laddove c'è la possibilità o a investire anche in altre aree, ma salvaguardando quelle di provenienza. Grazie.